Benvenuti sul mio canale di cucina. La ricetta che prepareremo oggi è la carbonara vegetariana. La carbonara è un piatto tipico tradizionale della cucina italiana. Le sue origini sono da ritrovare nella cucina del Lazio, ma viene fatta in tutta Italia. La vera carbonara è preparata con il guanciale di maiale, il pecorino romano, i rossi d'uovo. Viene fatta questa cremina, vengono cotti gli spaghetti e saltati in padella. Al nord viene utilizzato lo speck, talvolta, e anche la panna fresca, e i rossi d'uovo e parmigiano per legare il tutto. Quindi diciamo che è un piatto tipico del Lazio, ma al nord lo interpretano in un altro modo. La mia interpretazione di oggi non ha niente a che vedere con la carbonara classica. Ma ho scelto degli ingredienti vegetariani che sostituiscano gli ingredienti appunto tradizionali. Veniamo alla ricetta per due persone. Abbiamo bisogno di due zucchine che andremo a sfilettare, tagliare filangè. Le zucchine saranno la base della mia carbonara vegetariana, quindi sostituiranno, diciamo, la base del guanciale. Appoggiatevi sempre con un mandolino, questa macchinetta si chiama mandolino in gergo tecnico, appoggiatevi sempre un contenitore. Ecco qua, quindi due zucchine, come vedete, filangè. Poi abbiamo bisogno di olio extravergine d'oliva quanto basta, di un brick di panna senza lattosio, del parmigiano reggiano e una bustina di zafferano in polvere. In più abbiamo bisogno di due pomodori secchi e un cucchiaino di semi di zucca. Ma procediamo con la salsa. Preparo la mia salsa mentre ho messo una pentola sul fuoco con le mie linguine a bollire. Per due persone calcolate circa 80 grammi a testa. Mettiamo il filo d'olio d'oliva, aggiungiamo le zucchine. Saliamo con il sale alle erbe aromatiche spontanee, potrete vedere la ricetta cliccando il link. Padello leggermente queste zucchine. Proprio giusto un minuto di cottura. Nel mentre prendo il mio zafferano, lo metto. Vedete che bel colore, questo ricorda il giallo dell'uovo della mia carbonara, della mia falsa carbonara, diciamo. Via, le zucchine sono pronte, quindi le tolgo e lascio in attesa di saltare la pasta. Qui posso mettere anche il mio parmigiano. Qua ho ricreato la crema facsimile alla carbonara. La lascio in attesa. E come tocco di croccantezza al piatto, taglio, trito i pomodori secchi con i miei semi di zucca. Trito grossolanamente, ovviamente i pomodori secchi sono quelli sott'olio, così si amalgamano bene ai semi.
direi che va bene. Lo metto in una cocottina. Tutti gli ingredienti sono pronti, come potete vedere, per condire la mia carbonara. Ci vediamo appena scolo la pasta per saltarla e comporre il nostro piatto. A tra poco. Queste sono le nostre, noi abbiamo preso linguine che saltiamo. Ricordate di tenere un po' di acqua di cottura. Lega tutto. Assaggiate sempre. Vedrete che da come sono gustosi gli ingredienti non occorre salare troppo. Ricordatevi che l'acqua di cottura è importante. Vedete che bella cremosità? Somiglia a una carbonara. Salto un po' la mia pasta. Prendete un bel piatto di portata, se volete potete aiutarvi anche con un copa pasta gigante. Prendiamo le nostre linguine, puliamo sempre il nostro piatto. Se volete conquistare qualcuno, mettiamo sopra la guarnizione di pomodoro secco, semi di zucca. E buon appetito! Questa è la mia carbonara vegetariana pronta per voi. Se vi è piaciuto mettete un like e se volete potete iscrivervi cliccando la campanellina che trovate in basso a destra. Ciao, alla prossima lezione!